Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di ricomposizione corporea e dimagrimento. Per farlo, ho il piacere di essere ancora una volta in collegamento da Firenze con la dottoressa Laila El Ansari. Buonasera, dottoressa, e bentrovata. Intanto buonasera e grazie a voi nuovamente per l'invito. Grazie a lei, dottoressa, è sempre un piacere poterla rivedere. Quindi, dottoressa, che cos'è? Che cosa si intende quando si parla di ricomposizione corporea? Rispondere a questa domanda è doveroso ricordare che il nostro corpo è così composto: massa grassa e massa magra, comprendente massa ossea, massa muscolare e acqua corporea totale, parlando sia di liquidi intra ed extracellulari. La massa magra, a differenza della massa grassa, è massa che a livello metabolico è attiva, cioè implica un consumo energetico per poter essere mantenuta. Nell'ambito del dimagrimento, con il concetto di ricomposizione corporea, si intende far sì che nel perdere peso io vada efficacemente a mobilizzare una massa grassa aumentata, preservando e/o implementando la massa magra. Questo per far sì che il dimagrimento sia un dimagrimento di qualità. Ricordo inoltre come questo concetto sia importante anche per poter contrastare il naturale incremento della massa grassa che avviene a discapito della massa magra con l'avanzare dell'età e in modo fisiologico. Per cui si parla di un buon dimagrimento se effettivamente nel perdere peso ho ben ridotto la massa grassa iniziale, soprattutto anche per poter prevenire i rischi correlati a livello cardiometabolico per un'aumentata massa grassa corporea. Dottoressa, ma quali sono le strategie di ricomposizione corporea? In primis occorre stimare la proprio body composition di partenza e ideale, nonché il tasso metabolico di mantenimento per trovare la strategia più efficace. Tra queste cito la carb cycling, qui faccio una variazione glucidica su base giornaliera, settimanale o mensile, tra vantaggi riscontrati si osserva una buona riduzione della percentuale di massa grassa. In ambito sportivo un buon mantenimento delle prestazioni fisiche per chi fa sport, ma soprattutto consente di superare la possibile fase plateau nel perdere peso. Calorie shifting, detta anche calorie cycling, qui alterno giorni di dieta ipocalorica a giorni di dieta ad alto intake calorico, ad esempio 11 giorni di dieta ipocalorica seguiti da 3 giorni di dieta di refeeding ad alto tenore calorico. Tra vantaggi riscontrati si osserva una buona perdita di peso corporeo, minor fame, di conseguenza maggior compens del paziente alla dieta e soprattutto minor rischio di adattamenti metabolici e ormonali. E quindi, dottoressa, cosa si può fare per evitare l'adattamento metabolico o la cosiddetta fase plateau? In fase plateau il corpo inizia ad allentare la sua risposta fisica fino a fermarsi. Nel perdere peso, lo stallo metabolico può influire sul minor consumo energetico con conseguente minor perdita di peso corporeo. Quindi occorre dare nuovi input per evitare questo possibile stallo metabolico, perché il corpo, come sappiamo, risponde sempre positivamente a nuovi stimoli. Per evitare lo stallo metabolico, occorre ciclizzare, ad esempio, la dieta attraverso alcuni modelli di ciclizzazione che possono essere attivati su base giornaliera, settimanale o mensile e che vanno adottati entro 8 settimane da quando si inizia un regime alimentare, in questo caso atto al dimagrimento. Ad esempio, nel modello mensile io posso inserire, dopo 4 o 6 settimane di dieta restrittiva, 2 settimane di non dieta. Nel modello settimanale posso inserire in infrasettimana un pasto completamente libero, oppure inserire una giornata di ricarica glucidica nel weekend, ricarica a base di carboidrati. Oppure posso inserire infrasettimana, tra giorni di dieta ipocalorica, 2 giorni di dieta ipercalorica dove mangio ad libitum. Nel modello giornaliero posso invece inserire, ad esempio, un giorno di digiuno intermittente, oppure nei pazienti che fa sport posso alternare fasi di sottoalimentazione, quando non ci alleniamo, e a fasi di iperalimentazione, dove si mangia ad libitum, ad esempio post-workout, post-allenamento. Dottoressa, per quanto riguarda invece l'idratazione corporea, quanto è importante per poter ottenere un buon dimagrimento? Intanto premetto dicendo che circa il 50% delle persone presenta un quadro clinico di ipoidratazione cronica subottimale, cioè non è ben idratato. L'acqua rappresenta forse il miglior integratore nonché alleato del corpo umano. L'acqua, infatti, oltre a migliorare e prevenire la maggior parte delle condizioni legate alla fragilità, può migliorare l'attività metabolica e in modo indiretto è coinvolta nel dimagrimento, perché agisce a livello endogeno su più fronti. Un bolo di acqua stimola la produzione di noradrenalina, la quale attiva la lipolisi.
L'acqua aumenta la volemia e quindi la produzione di ALP che stimola la lipolisi. Perciò, ai fini di un buon dimagrimento e dati i vari benefici legati all'acqua, occorre che il corpo sia sempre ben compensato a livello idrico. Occorre bere non solo quando si ha lo stimolo della sete, ma sempre, questo sia per compensarci a livello idrico, ma anche per garantire un corretto equilibrio a livello elettrolitico. Dottoressa Ielanzari, per concludere, c'è qualche consiglio che vuole dare a tutte le persone che ci stanno ascoltando? Certamente sì, quindi riassumendo, per finalizzare un buon dimagrimento occorre ricordarsi alcuni concetti fondamentali. Concetto di ricomposizione corporea. Oltre a vedere e mobilizzare numericamente il proprio peso sulla bilancia, occorre capire se trattasi di un dimagrimento di qualità, cioè se io ho mobilizzato efficacemente ed effettivamente la massa grassa di partenza, questo sia per consolidare il peso perso nel tempo, ma anche per poter prevenire o ridurre complicanze legate ad un eccesso di massa grassa. Concetto di stimolo, cioè dare sempre stimoli nuovi per evitare la condizione di stallo metabolico, ad esempio, come abbiamo visto in precedenza, ciclizziamo la dieta in modo giornaliero, settimanale o mensile, per far sì così che la risposta fisica nel perdere peso sia costante in tempo ed evitando così stress metabolici dovuti a periodi fissi di restrizione calorica. Concetto di acqua, dati i vari benefici legati alla sua assunzione, ed infine, ma non meno importante, evitare il fai da te, affidarsi sempre ad un professionista, non solo a tutela della propria salute psicofisica, ma anche per poter raggiungere in modo efficace ed effettivo gli obiettivi fisici e di salute prefissati. Dottoressa Ielanzari, io la ringrazio moltissimo per i suoi consigli. Io che sono una persona molto attenta all'alimentazione, cerco sempre di seguirla e appunto di seguire i suoi consigli. Grazie dottoressa, a presto. Io la ringrazio nuovamente per l'invito, grazie a voi sempre per la vostra attenzione. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.